Fabio. Il dottor ringrazio in primo luogo Michele per aver accettato l'invito in questa cosa che diciamo è da una parte una cosa assolutamente dovuta, perché Michele ormai è a tutto titolo residente di Vescovato, Vescovatino diciamo ufficialmente. A noi fa molto piacere, al territorio fa molto piacere averlo qua, e non può essere che un vanto il fatto che uno di noi, che Michele, abbia raggiunto il traguardo, che speriamo sia il primo traguardo importante a livello internazionale che ha raggiunto insieme agli altri due compagni. Io lo ringrazio, non mi dilungo oltre. Io con l'aiuto di Luca, il vice sindaco, avevamo preparato un piccolo scritto, un piccolo discorsetto, che però ho pensato di far leggere direttamente a Luca, in quanto evoca delle situazioni vescovatine e pur essendo io rappresentante della comunità di Vescovato, penso che la lettura di queste poche righe possono essere sicuramente interpretate e lette con un animo diverso da un vero vescovatino, come penso Luca possa rappresentare. Grazie Luca. Come accade a me? Bene, tutto grazie. A voi. Allora, purtroppo devo mettere gli occhiali perché non ci si vede. Allora, benvenuto Michele. Ha un doppio significato questo saluto, perché la settimana prima della tua esibizione a Sanremo hai ricevuto richiesto la residenza in paese e noi ne siamo felici e fieri. Sono andato molto. L'amministrazione comunale, unitamente a tutta la comunità di Vescovato qui rappresentata dalle istituzioni vescovatine, vuole esprimerti il suo grazie. Ci sono tutte: Lions Club Vescovato, Fondazione Soldi, Cremona Soccorso, Hauser Vescovato, Centro Anziani, Associazione Combattenti e Reduci, Avis, Direzione del Presso Scolastico di Vescovato, Leoncelli, La Rocca 2000. Tutti presenti seguendo un filo conduttore della canzone che hai portato a Sanremo. Unire diverse esperienze e visioni nel medesimo sentimento. Tu sei riuscito, grazie al tuo costante impegno e passione, a salire su quel palco prestigioso dell'Ariston, e così facendo hai portato un po' anche noi. Tu hai unito due vocalità diverse, guarda, me lo posso permettere, non è facile, due idee diverse sotto lo stesso tetto musicale. Tu hai avuto la forza di sottrarre furbescamente, e qui è uscita tutta la tua vescovatinità, lo dobbiamo dire, un microfono e urlare Vescovato dopo la consacrazione a canzone vincitrice del festival senza alcun timore. Ebbene, questo tuo gesto ha risvegliato in noi quell'orgoglio di appartenenza ad un paese non ben squadrato come fatta la sua gente, parafrasando una poesia dedicata al Vescovato di Don Luigi Bianchi, che ci ha sempre caratterizzato e differenziato da tutti, da tempo un po' sopito. Ecco perché oggi vogliamo esprimerti il nostro comune grazie, seppur con un piccolissimo gesto, ma soprattutto per la nostra presenza. Questa medaglia che era stata fatta dai Lions tempo fa rappresenta un famoso passato della figura un suo famoso passato del paese nella figura del Girador e della Rocca. Sia il nostro sostegno nel vederti come alfiere della tua e nostra comunità a traguardi ancora più importanti. Ne saremo felici per te. Parlando della Rocca e la figura di alfiere, mi è tornato alla mente un vecchio inno composto, parole e musica, negli anni 60-70 da Attilio Rivoltini, che un po' ti appartiene, che era un po' l'inno dell'orgoglio vescovatino. Recitava così: noi siamo della Rocca al fior, gentili e baldi cavalier, non impugniamo lance ancora, neppure sparano i cannoni. Abbiamo un sol vessillo in cor, che noi chiamiamo lealtà, offrendo tutto il nostro amore, la giovinezza e la volontà. Era un inno del torneo della Rocca degli anni 70, famosissimo. E come vedi, i modi, i luoghi e importanze diverse musicali
una storia che Vescovato si ripete. Grazie Michele per questi brividi. Io consegno a Michele la medaglia dove sul fronte c'è il girador, lo stemma del Lions, e sul retro la rocca. C'è un'appendice strana che sostanzialmente è il calco dell'impronta dello scultore Paoli, che ha realizzato quindi la statua del girador che abbiamo in piazza. Lo consegno grazie ufficialmente a Michele. Grazie. Possa essere gradito. Mette in studio questo vicino a... Assolutamente, assolutamente. Non so se ci vuoi dire due parole proprio di numero. Io non sono abituato a fare grandi discorsi, però no, mi fa piacere che tutto questo. Quindi vi ringrazio io voi per avermi invitato e riconosciuto questo premio. Grazie, grazie Michele. Grazie a te. Bocca al lupo e l'ho vinto.